Ciao ragazzi e benvenuti a Pizza for Dummies, il primo corso per imparare a fare la pizza in casa buona come in pizzeria. Io sono Luca e oggi insieme andremo a vedere come realizzare una pizza in padellino. La pizza in padellino prende il suo nome dalla caratteristica teglia rotonda all'interno della quale l'impasto lievita. È una pizza alta e soffice che si presta a essere tagliata a spicchi e condita a piacere. Noi la condiremo con burrata e crudo. Il preimpasto che utilizziamo oggi si chiama Poulish. Serve a dare più leggerezza e friabilità alla nostra pizza. Viene realizzato con lo stesso peso tra acqua, farina e lievito di birra. Lieviterà in frigorifero per 24 ore. Per il Poulish avremo bisogno di 500 g di pietra 1 HP, 500 g di acqua tiepida e 5 g di lievito fresco di birra. Per realizzare il preimpasto partiamo subito sciogliendo il lievito all'interno dell'acqua. Per farlo utilizzeremo una piccola frusta. Fatto questo, versiamo il tutto al di sopra della nostra farina. A questo punto mescoliamo con una spatola fino a renderlo omogeneo. Dovremo raggiungere una consistenza di questo tipo. Ottenuta una consistenza omogenea, andiamo a coprire la nostra ciotola con della pellicola e abbiamo cura di praticare qualche forellino per far respirare il nostro impasto. Mi raccomando, abbiate cura di scegliere una ciotola che contenga almeno il doppio del volume del vostro preimpasto. Questo preimpasto infatti andrà messo per 24 ore in frigorifero, durante le quali andrà proprio a raddoppiare di volume. Per realizzare l'impasto finito della nostra pizza in padellino, andremo ad aggiungere al preimpasto 250 g di farina pietra 3 HP, 250 g di farina pietra 0106 HP agricola, 2 g di lievito fresco di birra, 20 g di sale, 30 g di olio e 200 g di acqua tiepida. Per realizzare l'impasto finito, partiamo prendendo due ciotole in cui andremo a dividere in parti uguali la nostra acqua. All'interno della prima ciotola inseriamo il lievito. Nella seconda, invece, andiamo a sciogliere il sale. Per scioglierli, ci aiutiamo con un cucchiaio. A questo punto mettiamo per un secondo da parte le nostre due ciotole e prendiamo quella più grande, dove abbiamo già inserito all'interno il nostro preimpasto. Inseriamo le due farine, l'olio e le due acque, dove abbiamo sciolto il lievito e il sale. Non ci rimane che impastare energicamente. Continuiamo a impastare fino a raggiungere questa consistenza. A questo punto prendiamo un canovaccio e andiamo a coprire la nostra ciotola, che riposerà a temperatura ambiente per 20 minuti. Sono passati 20 minuti, andiamo a rivedere il nostro impasto. Si presenta molto più liscio e compatto di come l'abbiamo lasciato 20 minuti fa. Per concludere la fase di impasto, aiutandoci con una spatola, andiamo a ribaltare il nostro impasto sul banco e lo lavoriamo ancora leggermente. Abbiamo quindi dato una nuova forma rotonda al nostro impasto. Ora non ci rimane altro che riprendere la ciotola e inserirlo nuovamente all'interno. Siamo pronti per coprire nuovamente il nostro impasto e lasciarlo riposare un'altra ora a temperatura ambiente prima di ricavare le nostre palline. È passata un'altra ora di riposo, il nostro impasto si è di nuovo rilassato. Andiamo quindi con l'ausilio di una spatola a ricavare una porzione di impasto, cercando di essere il più precisi possibile e di non lavorarlo troppo. La pesiamo e la andiamo a regolare in maniera tale che sia circa 250 grammi. E la teniamo da parte. Le pesiamo tutte per poi dare la forma rotonda e ottenere così le nostre palline. Abbiamo finito di dividere il nostro impasto in porzioni tutte uguali del peso di 250 grammi, dobbiamo formare le nostre palline. Per farlo, con le mani leggermente umide, andiamo a prenderla, la spostiamo al centro del tavolo e la tiriamo per dargli una forma completamente rotonda e omogenea. Ottenuta una pallina rotonda, la giriamo, pinziamo il fondo per assicurarci che sia completamente chiusa e la appoggiamo nuovamente sul tavolo per riposare per ulteriori 30 minuti prima di andarla a stendere. Sono passati 30 minuti, le nostre palline iniziano a lievitare, è il momento di stenderle e di riporle nei nostri padellini per la lievitazione finale. Per stenderle cercheremo di essere il più delicati possibili, utilizzeremo infatti solamente i polpastrelli e ci aiuteremo con della semola rimacinata. Una volta steso il nostro impasto quasi al diametro finale del padellino, in questo caso abbiamo un tellino da 24 cm, possiamo prenderlo, lo ungiamo leggermente con un filo di olio e ci aiutiamo con un pennello per distribuire l'olio all'interno. Con le mani andiamo a muoverlo 5-6 volte in questo modo, in maniera tale da eliminare la semola in eccesso e lo inseriamo all'interno del tellino. Rimarrà per circa 2 ore, coperto nuovamente con un canovaccio, per la lievitazione finale. Deve raddoppiare di volume prima di procedere alla cottura.
Una volta lievitato il nostro impasto all'interno del padellino, lo andiamo a cuocere per circa 7 minuti a 250 gradi in forno statico. Prima di fare questo però, un giro di olio e andiamo a realizzare 5 buchi utilizzando le dita per impedire che durante la cottura il padellino si gonfi in maniera troppo disomogenea. Passati i primi 7 minuti di cottura, la nostra pizza si presenterà più o meno così. Andiamo a questo punto a riporla su una gratella e la facciamo raffreddare completamente, circa 30 minuti, prima di procedere alla cottura finale e al condimento. La nostra pizza è completamente raffreddata, non ci rimane altro che rimetterla in forno, sempre a 250 gradi, se possibile questa volta ventilato, per altri 5 minuti. Il risultato deve essere completamente dorato e croccante. Dopo 5 minuti di forno ventilato a 250 gradi, otterremo una crosta completamente dorata, croccante. La nostra pizza è pronta per essere tagliata. La tagliamo in 6 spicchi che poi disporremo nel piatto per il condimento. Andiamo a disporre i nostri 6 spicchi nel piatto, allontanandoli uno dall'altro. E condiamo la nostra pizza in maniera molto semplice. Partiamo con della stracciatella. Abbiamo poi qui del crudo. Concludiamo con una fogliolina di basilico. E la nostra pizza in padellino, burrata e crudo, è pronta per essere degustata. Io vado ora a assaggiare la nostra pizza al padellino, mentre noi ci rivediamo alla prossima lezione.